ex-arbitro internazionale di calcio, è morto a 75 anni nella sua casa di Bassano del Grappa, città in cui nacque nel 1943. La morte per malattia è stata comunicata dall'Associazione Italiana Arbitri, di cui nel 2006, commissario straordinario, Agnolino arbitrò la sua prima partita di Serie A. Nel 1973, 5 anni dopo divenne internazionale, rappresentò l'Italia al Mondiale del 1986 e in quella in casa del 1990. Nel 1987 arbitrò la finale di Coppa delle Coppe tra Egizio e Lokomotiv Lipsia, mentre nel 1988 quella di Coppa dei Campioni tra PSV e Eindhoven e Benfica. Dopo aver smesso di arbitrare fece il designatore per la Serie C e lavorò per alcuni club italiani. Fra gli anni 90 e 2000 fu direttore generale della Roma, amministratore delegato del Venezia e del Verona e infine direttore generale del Perugia tra il 2011 e il 2013.